Uè ragazzi e bentornati! Eccoci finalmente con la roadmap della stagione 10. Finalmente la Epic ci ha rilasciato, dopo tantissime richieste, la roadmap della stagione 10 e adesso andremo a vedere tutti i dettagli insieme. Siamo tornati con un'altra roadmap di Salva al Mondo. Speriamo che tutti bagliate per il contenuto del vostro cuore. Ecco uno sguardo ad alcuni dei nuovi punti salienti nei prossimi aggiornamenti. Nella versione 10.10, quindi il 14 agosto, ritornerà Tora, quindi il nostro amato costruttore. Tora è utilissima, se non ce l'avete vi consiglio assolutamente di prenderla. E poi Penny prende il furgone. Unisciti a Penny mentre percorre la strada come autista di furgoni di questa settimana. Quindi sarà semplicemente un altro incarico dove dovremo scortare Penny piuttosto che Crackshot come questa settimana. Attenzione però, c'è un punto saliente di questo aggiornamento: tipo di arma SMG. Stiamo aggiungendo una nuova sottoclasse di armi, gli SMG. Gli SMG diventeranno un tipo specifico di arma, piuttosto che condividere vantaggi con fucili d'assalto o della pistola. Introdurranno una maggiore flessibilità nel gameplay, poiché gli SMG lavoreranno con una miscela di fucili d'assalto e pistola esistenti. Questo punto è molto molto saliente perché avremo una nuova variante di armi. Ci sono armi che sono classificate come pistole pur essendo SMG e SMG che sono classificate magari come assalti pur essendo SMG, appunto. Prendiamo per esempio lo spettro silenziato: pur essendo un SMG è classificato come AR, quindi diventerà un SMG. L'SMG prenderà una propria classe. Molto interessante sarà da vedere anche i nuovi vantaggi eroi che verranno con esso. Però continuiamo a leggere. Per gli eroi che hanno vantaggi di fucile e pistola d'assalto, che non sono stati cambiati per funzionare con gli SMG, saranno disponibili i ripristini nel caso in cui i giocatori investissero per una specifica combinazione di eroi. Le armi che hanno cambiato tipologia, diventando appunto SMG, avranno ripristini gratuiti nel caso in cui i giocatori vogliano usare un'arma diversa con il loro equipaggiamento eroe, invece di regolare il loro equipaggiamento dall'eroe. Quindi potremo ripristinare le armi invece di ripristinare gli eroi. Tutti i difensori che prima potevano usare fucili d'assalto o pistole, ora possono usare anche gli SMG. I vantaggi del difensore che aumentano il danno del fucile d'assalto o della pistola, ora aumentano anche il danno SMG. A quanto pare il difensore, che sia un pistolero che sia un assalto, potrà usare in entrambi i casi appunto un SMG. Questa cosa ci sta, così applicherà appunto delle varianti molto differenti. Sono curioso di vedere veramente che piega prenderà il gioco dopo questo cambiamento, perché sarà veramente un'introduzione nuova. Introdurre una nuova sottoclasse di armi ora come ora va a sconvolgere veramente tutto il gioco, raga. Il colpo rapido fondatore, lo spettro silenziato, ce ne sono tantissime di armi che sono classificate comunque o come pistole o come R e che in realtà sono SMG. Però Magist aggiunge che presto rilasceranno una lista in cui elencheranno tutte le SMG. Aggiornamento contenuto dalla versione sempre 10.10, questa volta però il 21 agosto. Avremo un nuovo lanciarazzi Rat Road, quindi dell'evento Rat Road. In tutto questo set non c'è un lanciarazzi, presto arriverà con la versione appunto 10.10, però la settimana del 21 agosto. Fai pieno con il lanciarazzi V6, che offre alti danni e alta cadenza di fuoco. Questo piccolo fuma la concorrenza. Molto interessante dalla descrizione, sembra una vera bomba. La stella ammantata salta al posto di guida, quindi avremo il solito incarico nell'evento mettiti in marcia e dovremo seguire appunto la stella ammantata, come lo era questa settimana con Crackshot. Invece ragazzi, nella versione 10.20, quindi la settimana del 28 agosto, innanzitutto ritornerà il carburo, nuovi incarichi narrativi e un nuovo eroe sempre dell'evento Rat Road. Completa gli incarichi narrativi per sbloccare l'eroe migliore di tutti. Attenzione, un'altra nuova trappola, stanno facendo un casino di nuove trappole, questa cosa mi piace tantissimo. Puoi ballare se vuoi, puoi lasciarti alle spalle quegli zombie. Poi ci saranno nuovi lama, attenzione, in cambio di 500 biglietti. Hit Road, quindi mettiti in marcia. Gli stai accumulando anche tu i biglietti, vero? In questi lama sarà possibile trovare 4 nuovi eroi e 5 boombox weapons, che sono sicuramente 5 tipologie di armi nuove, perché avevano promesso il set nuovo, raga, quindi se no avrebbero scritto evento Rat Road, armi Rat Road, semplicemente, no? E poi round 2 per la Queen. Queen prende il furgone per la seconda parte della sua avventura. Ecco, da questa patch sono curioso di vedere cosa saranno queste armi boombox, raga. Non so voi, ma dal nome sembrano qualcosa di fighissimo. Durante la stagione 9 abbiamo esteso il livello massimo di Montespago e abbiamo modificato il funzionamento delle allerte missioni. Questi cambiamenti non hanno funzionato come speravamo.
quindi stiamo apportando alcuni miglioramenti significativi nell'aggiornamento 10.10. Nella metà superiore di Montespago ricompenseranno molto più spesso i materiali da evoluzione e materiali da percaggio, e la quantità di materiali da percaggio sarà notevolmente ridimensionata. Quindi, raga, avremo finalmente il nostro cambiamento del cuore. Inoltre, stiamo aumentando il numero di mini boss e tempeste mutanti che compaiono in tutte e quattro le posizioni, e ogni missione del gruppo dovrebbe ora ricevere un mega avviso. Gli avvisi di missione che compaiono nella metà superiore di Montespago avranno meno probabilità di assegnare XP e molta più probabilità di assegnare materiali da evoluzioni e perk. E le allerte del mini boss non daranno più così tanto spesso armi, eroi e superstiti. Attenzione però che quelle poche che continueranno ad apparire avranno una rarità molto boostata. Niente più rari a Montespago, per intenderci. E saranno molto di più ricompense dirette piuttosto che chiavi di trasformazione. Stiamo anche aumentando la quantità di materiali d'evoluzione e perk che assegnano, e lo stanno un po' ridimensionando in tutte le posizioni, quindi in tutti i livelli di Montespago e Vallarguta, per intenderci. Quindi avremo finalmente le nostre ricompense scalate in base alla difficoltà a cui giochiamo. Ciò è molto significativo perché finalmente potremo pushare le missioni di livello 140 e ottenere appunto gli stravantaggi che ci spettano, tutto quello che ci spetta in minor tempo, però mettendo comunque molta più fatica nella strategia, nell'ambientare il tutto. In sostanza premiano appunto chi gioca a livelli più alti. In conclusione a questa roadmap, non lo faccio mai, ma voglio dirvi una semplice cosa: avete notato che le date arrivano solamente al 28 agosto, non arrivano più a settembre, quindi non ci diranno cosa succederà a settembre, non ci diranno cosa succederà a ottobre, perché la season 10 durerà ancora molto. Che sia un segno che Salva il Mondo diventerà gratis molto presto?